Buongiorno e bentrovati a tutti. Siamo qui nella sala stampa del Misano World Circuit dove si sta svolgendo la seconda prova del campionato italiano velocità e da qui abbiamo visto cosa è avvenuto agli Jerez de la Frontera in MotoGP. Grande pole position per Fabio Quartararo che negli ultimi minuti si è imposto su Maverick Viñales. Per lo spagnolo il compagno di marchio sta diventando una vera e propria spina nel fianco. Il prossimo anno i due saranno in squadra insieme nel team ufficiale del marchio dei tre di Amazon. Terzo, un ottimo fantastico Francesco Bagnaia con la Ducati. La Ducati che vive un giorno tristissimo con Andrea Dovizioso che non riesce a superare lo scoglio delle Q1. Il forlivese difatti è quarto alle spalle anche dell'infortunato Carl Crutchlow e vede la Q2 dalla televisione. Per lui la gara sarà molto in salita e vedremo cosa saprà fare. Altra notizia importante, Marc Marquez, lo spagnolo prova il terzo turno di libera, prova il quarto turno di libera, prova la Q1, ma dopo 5 minuti capisce che non è cosa e si ferma ai box, spegnendo la sua Honda HRC. Salterà questa gara, come ci aspettavamo un po' tutti, dopo aver dimostrato di avere una gran grinta. A fine prove ha spiegato: "Non avrei dormito tranquillo se non avessi provato, adesso posso pensare esclusivamente alla prossima tappa di Brno." Bene, bravo per lui. Abbiamo visto la Yamaha velocissima con Quartararo e con Vignales, ma anche con Valentino Rossi quarto e con Franco Morbidelli sesto. Il secondo marchio più veloce è incredibilmente la KTM, che piazza al quinto posto Oliveira, al sesto Binder e deve vedere il suo pilota di punta, Paul Espargaró, indietro. Ma solo perché è caduto nelle prove, nella Q2, mentre stava cercando di prendere la scia di Quartararo. Quindi anche lui poteva fare un ottimo crono. L'Aprilia invece si trova un po' più indietro, la troviamo addirittura dietro Dovizioso al 16° posto con Aleix Espargaró. La nuova moto, l'RSGP 20, è promettente, ma deve essere ancora sviluppata. Veniamo alla Moto2. In Moto2 grandissima prestazione di Marco Bezzecchi, primo in 1:41.700.728. Finalmente una grande giornata completa per il riminese che si piazza davanti a Sam Lewis e poi ad un altro suo concittadino, Enea Bastianini, che in 1:41.845 si va a prendere la prima fila. Sarà quindi una Moto2 Riviera-ASCA con quinto crono per Luca Marini, che aveva vinto la gara qui domenica scorsa, un buono nono per Nicolò Giarrodo-Buliga, mentre il nostro Stefano Manzi con la MV Agusta fallisce di un pelo l'accesso alla Q2, chiudendo al quinto posto che vale quindi la Q1, che vale quindi il 19° in griglia. Non male per lui, sappiamo che è un animale da gare che potrà recuperare. Delusione invece in Moto3. Andrea Migno era stato velocissimo nel terzo turno di libera e aveva fatto il record della pista in 1:45.165, ma è caduto nei momenti salienti e scatterà dal 18° posto. Pole position, terza pole position in questo 2020, le ha centrate solo lui per Tatsuki Suzuki, il simpatico pilota del SICK 58, che a fine prova era quasi arrabbiato perché finora la pole position non gli ha portato bene con un quarto e un'ottava in gara. Secondo tempo per Ayugura, il suo connazionale, e terzo per Rodrigo con l'Honda del Gresini Racing che piazza anche il giovane Alcoba al settimo. Niccolò Antonelli purtroppo non riesce ad entrare in Q2. Stupisce, Nicco era il primo abbondantemente nella Q1 fino agli ultimi 2 minuti. Poi ha scelto di entrare ai box perché gli avversari sembravano non essere al suo livello. L'hanno passato nell'ultimo giro utile 5 avversari. Una beffa per Antonelli che dovrà mettere tutta la rabbia per questa esclusione nel recupero, nell'auspicabile recupero di domani. Chiudiamo con la Moto E, grandissima e-pole per Matteo Ferrari che chiude al secondo posto dietro lo svizzero Aigerter, davanti al forte brasiliano Eric Granato e a Tulovic. Positive le prove di De Angelis e Mattia Casadei, settimo e ottavo, e anche di Zaccone, che al rientro a una settimana dall'infortunio è 14°. Non resta che aspettare la gara di domani e sperare che i nostri ci stupiscano. Un saluto a tutti e arrivederci presto.